Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, questa mattina ha ricevuto Vincenzo Schiavo, nuovo console onorario della Federazione Russa, accompagnato dall'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergei Razov. L'incontro precederà l'inaugurazione ufficiale del consolato russo in città. Oggi i rapporti si consolidano con questo nuovo consolato a Via Partenope, rapporti più forti sul piano culturale, turistico, commerciale ed economico. Napoli sta rafforzando il suo ruolo internazionale, anche i voli diretti si stanno rafforzando, non può che esserci un legame forte tra la comunità napoletana e quella russa. Poi noi vogliamo sempre di più avere un ruolo anche di pace nel cuore del Mediterraneo, quindi avere relazioni ottime con tutti, indipendentemente dai momenti storici delle relazioni dei governi. Consolato che stamattina inauguriamo a Via Partenope è un'opportunità per la comunità russa presente nella nostra città di Napoli, nella nostra regione, e sono decine di migliaia di russi che sono presenti qui. Un'opportunità per i tanti cittadini campani che vogliono andare in Russia per i visti, per i passaporti, per tanti di quei servizi che il consolato ovviamente garantirà. Ma soprattutto è un consolato che dovrà fortificare quelli che sono i rapporti tra l'Italia e la Russia. Как сегодня на мероприятии было сказано, Неаполь, город и компания область – это важное направление для сотрудничества с Россией. Come è stato già detto stamattina alla conferenza stampa, sia la città di Napoli che tutta l'Italia rappresentano una meta importante e prioritaria per quanto riguarda la collaborazione russa-italiana.